Un minuto con Padre Pio da questa bella immagine, la nostra emittente, la sede storica di Teleradio Padre Pio che da qualche giorno a questa parte ha una nuova immagine che colora la facciata della nostra emittente. Raffaella Carrà, che è ormai recentemente scomparsa, la madrina di Teleradio Padre Pio. Oggi perché qui? Perché mi piace ricordare con voi quanti andavano da Padre Pio durante il periodo della guerra e chiedevano allo stesso Padre Pio che cosa era accaduto ai propri familiari. Ecco padre, ho mio figlio che non torna dalla guerra, come sta? E Padre Pio glielo diceva. Ecco padre, mio marito non torna ancora, subito dopo la guerra, e Padre Pio gli raccontava quello che accadeva. Molti figli spirituali dicevano, per noi Padre Pio era una fotografia, era qualcosa che ci diceva quello che accadeva in modo fotografico. Ecco, questa fotografia un po' ci dà l'opportunità di mettere in moto il rapporto di Padre Pio, che non era tanto, non era tanto allegro e gioioso con le televisioni, con gli operatori, con coloro che gli scattavano continuamente fotografia. Però ci fu la prima fotografia in assoluto che vediamo di Padre Pio con le stimmate, che ha una data, era il 19 agosto del 1919. Padre Placido Bux, un suo compagno di studi, lui racconta che quando Padre Pio ricevette le stimmate, lui non era qui, era a Firenze, di rientro dal servizio militare. Poi tornò di nuovo in provincia, finalmente poté riabbracciare il suo caro confratello che ricevette le stimmate. Allora voleva fargli una foto. Una foto con le stimmate. Beh, chiaramente Padre Pio, uno, non voleva, due, non aveva nessun permesso Padre Placido per poter scattare questa fotografia. Lui escogitò un sotterfugio. Lui disse: padre, io ho l'obbedienza del ministro provinciale. Cosa falsa. Padre Pio, figlio dell'obbedienza, accettò, e quasi come vediamo in questa immagine, lui non si mise in posa, perché fu Padre Placido a dire: devi togliere i guanti perché devo fare una foto anche con le mani scoperte. E vediamo un viso di Padre Pio molto mortificato. Che cosa accadde? Finalmente quella fotografia riuscì a scattarla Padre Placido, è la fotografia che ha consegnato alla storia. Padre Pio con le stimmate, nessuno lo aveva ancora fotografato, lo fotograferanno poi dopo, ma con quella immagine nessuno lo aveva fatto. È la prima fotografia che abbiamo di Padre Pio con le stimmate, e fu proprio un confratello. Pensate un po', Padre Placido si tenne una copia, il resto le diede al ministro provinciale, che andò a farle sviluppare a Foggia, ma che purtroppo si ruppero e perse tutto quel lavoro. Grazie a Padre Placido che si tenne una copia, oggi noi, tra virgolette, ammiriamo questa immagine che è scolpita nel giardino, vediamo, del convento di Santa Maria delle Grazie, con un Padre Pio quasi forzato, ma che poi lo stesso Padre Placido raccontò: subito dopo avergli scattato le fotografie, Padre Pio tornò quello di sempre, non si inquietò con me e mi disse anche grazie.